oggi siamo ancora qui per un giretto un po' più breve con due salitine, ma oggi è molto importante perché è la prima volta che facciamo due sessioni così ravvicinate e quindi oggi un po' di scarica, nel senso che il chilometraggio di oggi mi pare che sia sui 54 km per 500 di dislivello. 404. Vabbè, 404, poi vediamo a fine, comunque sui 400-500 metri di dislivello e quindi ancora in sella anche oggi. Il meteo naturalmente è quello che è, perché quando ci sono le festività giustamente piove e durante la settimana splende il sole. Comunque, bando alle ciance, perché noi qua pioggia, sole, grandine, neve, tempesta, noi pedaliamo. Quindi girettino breve, intenso e soprattutto a seguito di quello di ieri. Bene, vi ricordo che tutte le tracce, tutti i giretti sono riportati sul mio Strava. Quindi, se volete, potete seguirmi su Strava e potete vedere, anche perché rinomino con gli stessi titoli di YouTube, rinomino i giretti anche su Strava, quindi sapete che sono quelli in base al titolo. Quindi se vi interessa e vi possono tornare utili, li trovate direttamente lì. Viene giù bene la pioggia, ormai siamo rodati, comunque ne vedremo anche delle peggio probabilmente. Speriamo però, dai, ci auguriamo meglio. Vediamo quanto siamo qua, ridendo e chiacchierando. 13 e 27. Ah, 13 km. Però il sole ci sta mettendo un po' di impegno, vedi? Sì, vorrebbe venire fuori lui. Vorrebbe venire fuori lui, ma queste nuvolacce. Sarebbe bellissimo. Sarebbe un sogno. Guardali, i colli sono lì che aspettano. Qualche raggio di sole. Guarda che belli. Guarda che belli. Infilato anche l'antipioggia. Questo devo dire che è stato un acquisto veramente top, perché queste situazioni qua ti protegge di brutto proprio. E si continua, siamo a due passi dalla prima salita delle due, continua a piovere, però nonostante il giretto di ieri, devo dire che sto bene, stiamo bene. Passaggino per la ciclovia dei colli. Comunque il tempo continua a prenderci in giro. Sono dovuto scendere e levare l'antipioggia. E quando l'hai levato ricomincia a piovere. Esatto, vabbè, ormai resto così. No, perché fa veramente caldo, c'è umidità, quindi la vedo ardua la salita con l'antipioggia. Piuttosto preferisco prendermi qualche goccetta. Stiamo per passare tre ponti che si conclude qui. C'è la salitina, inizia la salitina, eccola. È carina questa, è qua giù tutta bella. Qualche alberello che ci ripara. Andiamo su, dai, pian pianino. Che parte subito arrogante, questa qua ti taglia le gambe. Parte subito arrogante.
però si cambia un po' clima, sti alberelli, sto verde, verde richiama armonia, verde armonia, verde speranza. Però oggi la gamba c'è, la gambetta c'è, non chiamiamo troppo presto, oggi la gambetta c'è. È bella sentina questa, si fa sentire. Eccoci. Ultimo strappetto. Siamo stati bravi, brava Carla. 400 metri ancora. Ci dividono dal traguardo. 32 metri di ascesa. Ma ci siamo. Pendenza dell'8. Dai, bene, bene così. Bene così. Ah, salitina finita. Sono molto contento. Sono molto, molto contento. Salitina che avevo già fatto qualche 3-4 settimane fa. Ecco, una volta che siamo andati sul Monte della Madonna e mi aveva spezzato le gambe, quindi con costanza, ragazzi, i risultati arrivano. Bisogna avere sempre dedizione, pazienza e insistere sempre. Merita proprio un video sto paesaggio, eh. Guardate che albero incredibile, che bellezza, che bellezza. Arietta, ultima salitina. Qua abbiamo 160 metri di ascesa per 250 di lunghezza. È la solita salitina, quella di Rocca Appendice. Salettina, sì, dai, discreta. Poi andremo a concludere questo giretto. Quanti chilometri abbiamo percorso? 26, siamo a metà, altri 26, 52 chilometri. Poi solita birretta, rigorosamente Forst Special, patatine, aspettiamo che giunga la sera per andare a letto. Si continua a salire, ultimo chilometrino abbondante con 80 metri di ascesa. Dai, finora retto anche con la pioggia. Comunque i colli sono un banco prova per chi vuole allenarsi, pazzesco, perché trovi veramente di tutto. Ci sono un sacco di tracce, ci sono un sacco, ma veramente tanti percorsi e di tutte le tipologie, più tosti, più facili, più lunghi, più corti. Quindi per chi vuole allenarsi in bici, i colli sono una cosa incredibile veramente. Portata a casa
anche la salitina qua di Castelnuovo è tostina, non è proprio semplicissima, sempre bella soddisfacente. E adesso discesa, salitine finite, tutta discesa. Pinza sui freni. Comunque oggi è stato un giretto, diciamo, molto molto easy. Comunque ci portiamo a casa i nostri 600 metri più o meno di dislivello, 500 quelli che sono, e però insomma mi fa piacere far vedere, portare nel canale anche questi video di, tra virgolette, allenamento, perché alla fine queste uscitine che facciamo sono tutte in previsione dei viaggi che vogliamo fare. Mi fa piacere mostrare a tutti come ci si prepara per determinate cose. Noi abbiamo preso la bici, come sapete, 3 mesi fa, esattamente a gennaio, 4 mesi fa, ora siamo in maggio, e siamo partiti veramente da zero, cioè non abbiamo mai preso in mano una bici. Questa è la nostra prima esperienza, e spesso, almeno quello che vedo io, i social a volte sono un po' fuorvianti, perché mostrano persone che sembra prendano in mano la bici da oggi e subito ti cacciano i 200 km, 300 km o fanno comunque tratte importanti, cosa che secondo me è letteralmente impossibile. Quindi mi piace portare questi contenuti per far vedere in maniera reale alle persone qual è l'approccio che si fa o che si deve avere per avere un determinato obiettivo. Quando si fa un qualsiasi tipo di sport richiede tempo, richiede pazienza e tanto allenamento, c'è poco da fare. Arrivati a Selazzaro, ultima tratta di Arginello. Guardate che bello sto albero, che meraviglia. E ormai ci siamo, ultima trattina, 7 km. Guardate che bello l'Argine di Selazzano, che meraviglia, quanto verde. Ultima tratta infernale, c'è un vento demoniaco. Che vento! Guardate sta tratta di Arginello! Che vento! Grazie! Manca il titolo di oggi! Date le circostanze! Oggi possiamo intitolarla Gravel Wind. Non mi vengono in mente altri titoli. Giretto che si conclude sempre qui al mitico Alì di Caselle, dove parcheggiamo sempre la nostra macchina. Oggi bel giretto, come avete potuto vedere, il tempo ha retto, quindi giretto anche fortunato. Pensavo onestamente di prenderne tanta, e invece la fortuna aiuta gli audaci. Adesso andiamo a casa a gustarci la solita Forst, le nostre patatine che andremo a comprare al bar dei cinesi. Esatto. Vi ringraziamo comunque di averci fatto compagnia, aver visto il video. Non lo dico mai, ma insomma, se vi fa piacere iscrivetevi al canale, sarebbe un bel aiuto. E alla prossima, alla prossima.